Ragazzi, volete vincere il nuovo pass battaglia della season 7? È molto semplice, vi basterà lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanellina e ovviamente farlo nei prossimi 6 secondi. Bella! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Firex, oggi ragazzi andremo a vedere come livellare velocemente in questa nuova season 7 di Fortnite. Ragazzuoli, prima di partire vi suggerisco di iscrivervi al canale attivando la campanellina e ovviamente lasciare un bel like e condividere a tutti i vostri amici in modo che tutti sappiano come livellare velocemente. Ok ragazzi, siamo in gioco. Ora vi andrò a far vedere come livellare velocemente in questa nuova season 7 di Fortnite. E ci saranno alcuni glitch XP, ovviamente non bannabili. Ragazzuoli, la prima cosa che vi posso suggerire è di completare sia le sfide leggendarie, per cui questa oro, e sia tutte le sfide epiche e verdi che vengono date ogni settimana. Quelle viola e quelle oro verranno date ogni giovedì su Fortnite, come sempre. E invece quelle verdi usciranno tutti i giorni alle 4 nel vostro elenco di incarichi sfide. Per cui completate prima tutte le sfide, sia blu, che siano verdi, che siano epiche e che siano oro. E poi adesso andiamo a vedere in gioco quali sono i glitch per livellarle più velocemente. Ragazzuoli, il primo glitch che posso consigliarvi è quello di andare in laboratorio della battaglia, dove lì potrete completare le sfide senza che li vi levino i livelli quando tornate in lobby. Ora vi vado a far vedere. Dovrete andare in laboratorio della battaglia, mettere su pronto e poi non fare la solita modalità ma fare opzioni partita. Io vi consiglio di giocarvela in oro massiccio, perché in questo modo avrete più possibilità che non vi levi i livelli. Premiamo su accetta, andiamo a giocarci la partita e dopo, quando torniamo in lobby, vi andrò a far vedere che avrò completato esattamente le sfide che completerò in partita. Ok ragazzi, proviamo a completare la prima sfida, che ci chiede di esaminare i forzieri a Foschi Fumaioli. Ci chiede di aprire i forzieri. Andiamo a Foschi Fumaioli e vi vado a far vedere che quando torniamo in lobby non ci leverà i piedi. Ragazzuoli, come vedete ci ha dato la prima cassa che abbiamo aperto. Andiamo ad aprire la seconda e ci dovrebbe completare la sfida. Proviamo subito ragazzuoli. Ok ragazzi, abbiamo aperto la seconda chest e ci ha dato i 30.000 pie. Siamo sicuri? Andiamo a vedere in lobby se i pie risultano anche in lobby. Andiamo a vedere ragazzuoli, vi ricordate ero a metà del livello 3. Ok ragazzi, ci ha dato i pie, siamo alla fine del livello 3. Ragazzi, in questo modo potrete livellare tutto il giorno senza gente che vi rompa le palle, soprattutto i nemici, e potrete fare le sfide che vorrete. Secondo glitch che andiamo a vedere, andiamo in rissa squadra ragazzuoli. Questo secondo glitch è molto efficace per completare le sfide blu, cioè quelle rare. Ok ragazzi, questo glitch consiste nel buttarci in acqua prima che il bus parta. In questo modo noi siamo dalla parte opposta e ci conta tutto il tragitto che fa il bus come se noi avessimo nuotato. Adesso guardate, stiamo nuotando, aspettiamo i 5 secondi che parta il bus. 2, 1. Ok ragazzi, siamo sul bus e come vedete 2500 metri a nuoto sono stati completati. È molto facile ragazzi, in questo modo potrete livellare molto ma molto velocemente. Ovviamente ragazzi, un altro metodo può essere anche quello di completare le sfide bianche, che vi daranno 2k pie ogni sfide bianche, e le sfide bianche sono infinite. Come vedete, se io ragazzi vado a completare questa sfida bianca, me ne darà subito un'altra. In questo modo sarà molto più facile per voi livellare in breve tempo. Andiamo al frutteto e vi faccio vedere di cosa parlo. Ok ragazzi, siamo al frutteto. Un altro glitch che posso consigliarvi per completare le sfide blu sarebbe quello di mangiare tutti i frutti che trovate, perché mangiando tutti i frutti che trovate vi completerà le sfide blu. Però se voi li raccoglierete, dopo li mangerete, vi darà ancora più pie. Come vedete c'è una raffica di 25 pie ogni volta che raccogliamo uno di questi cavoli. E il bello è che qua a frutteto non ci sono solo i cavoli ma ci sono anche le mele, eccetera eccetera, per cui per voi sarà veramente facilissimo e anche per me in questo caso completare questi tipi di sfide. Come vedete ragazzi, stiamo continuando a raccogliere i cavoli e ci continua a dare pie. Ok ragazzi, abbiamo finito di raccogliere i cavoli, andiamo a testare questa cosa, ci buttiamo e poi proviamo a curarci con tutti i cavoli che abbiamo. Ok ragazzi, iniziamo a curarci. Ovviamente raga, dovrete schiacciare veloce, in questo modo vi farà mangiare più cavoli possibile.
10 oggetti consumati da raccogliere. Per cui ragazzi, se voi farete questo glitch completerete anche questo tipo di sfida in veramente poco tempo. Soprattutto questi tipi di sfide sono lunghi, perché non sono solo 10, ma poi va a 25, 50 e vi darà addirittura 300.000 pie se voi continuerete a mangiare frutti. Ragazzi, voi continuate a fare tutti i consigli che io vi ho dato e fidatevi che finirete la stagione in veramente breve tempo. Io nella scorsa stagione infatti ho finito il livello 225 ed eravamo all'ottava settimana con tutti questi metodi che io vi sto consigliando. Per cui ragazzi, fate questi metodi, usateli, non sono bannabili, e vi chiedo anche di iscrivervi, lasciare un bel like e soprattutto condividere a tutti i vostri amici se questi glitch con voi hanno funzionato. Niente raga, noi ci vediamo con un prossimo video, una prossima live. Vi ricordo anche che domani ci troviamo in live, per cui alle 14:30 tutti sul canale e attivate la campanellina. E niente raga, bella raga!